questo film dedicato a runner e disegni di Natale è giunto finalmente al termine. Volete vedere come va a finire? Seguitemi, sigla! Buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale. Dicevo quindi che sono giunta al termine del lavoro sviluppato sopra questo runner. Il disegno è stato preso dall'album numero 7 oppure dalla raccolta speciale Natale. Nei 4 video precedenti avete visto come ho dipinto fiori, frutta, foglie e bacche. In questo video vedrete come realizzo la cornice di 5 cm di forma lineare che lega l'insieme della composizione. Ci tengo a precisare che questa cornice non è indispensabile per rendere bello il vostro runner, anzi, potreste eliminarla, ma io ho voluto realizzare il disegno integralmente. Perciò vi faccio vedere come ho fatto. Per prima cosa è necessario ricontrollare le linee rette, perché purtroppo con la pittura e lo strofinio parte della carta copiativa si è scolorita e quindi è necessario che io lo rinforzi con un segno di matita. Poi ricontrolliamo soprattutto che le linee rette siano veramente rette e che le fasce siano larghe circa 5 cm. Dopo questa operazione di controllo prendo del nastro adesivo di carta e lo incollo tenendomi allineata con la linea retta, sia dalla parte esterna sia dalla parte interna. Questa operazione mi avete visto molte volte farla quando volevo fare delle cornici di contenimento per la tecnica del daisy painting. Se qualcuno fosse interessato a conoscere questa tecnica, trovate alcuni video sul mio canale. Dopo aver finalmente incerottato tutta la cornice, passo a dipingere. Userò questi colori. Sono due blu, uno un po' più chiaro e un po' più caldo, uno un po' più scuro e un po' più freddo. Non vi dico che tinte sono, sceglietele a vostro piacimento, ma vorrei ottenere un effetto porcellana. Potete scegliere se utilizzare un solo blu o se mischiarli nel piattino i due blu e poi passarli direttamente sul tessuto. Io, come al solito, ho la mia tecnica e preferisco mischiare i colori un po' alla volta, perché mi piace molto che i colori non siano omogenei ma diano una tinta cangiante lungo il percorso, in modo tale da riflettere la luce in modo diverso. Attenzione all'acqua. In questo tipo di lavoro vi consiglio di non usare l'acqua, tutt'al più usate il medium perché ha una densità maggiore dell'acqua e ci permette di non spandere più di tanto il colore. Il rischio quando si usa l'acqua è che la nostra cornice venga tutta sbavata, perché è vero che c'è il nastro adesivo, ma è anche vero che il tessuto fa penetrare l'acqua anche sotto l'adesivo. Questo è un lavoro apparentemente molto facile perché non ha sfumature e non ha pretese particolari, ma deve essere molto attento e minuzioso perché bisogna andare a riempire tutti gli spazi rimasti bianchi all'interno di questa cornice che non sono coperti da foglie, fiori e frutta, e nello stesso tempo non bisogna sbavare all'esterno della cornice né tantomeno andare a macchiare ciò che è già dipinto. Per dipingere questa cornice azzurra vi consiglio di utilizzare un pennello piatto non molto grande per le campiture leggermente più spaziose e di usare invece un pennello a punta rotondo per andarsi a infilare tra foglie e fiori. Ricordate che se volete comprare i miei album li trovate online, i link sono in descrizione.
Nel caso invece vogliate cercarlo più semplicemente, basterà andare su Amazon e scrivere Aurora Masciulli in libri e vi usciranno tutte le mie pubblicazioni. Ci tengo a precisare che la raccolta speciale Natale contiene anche l'album numero 7, quindi se acquistate l'una non acquistate l'altra. Inoltre vi ricordo che sono uscite le due raccolte che contengono rispettivamente la prima, l'album numero 1 e numero 2, la seconda raccolta, l'album numero 3 e numero 4. Quando avrete dipinto un bel pezzo di cornice, ogni tanto tornate indietro e guardate dove sono rimasti dei vuoti, oppure dove il colore è meno denso degli altri luoghi, perché stiamo parlando di un blu, quindi se si intravede troppo il tessuto il risultato sarà un po' più scadente. Dopo aver finito l'intera cornice in blu e aver fatto asciugare il runner senza essere disturbato per almeno un'oretta, si può togliere il nastro adesivo che è stato messo. Bisogna però assicurarsi che il lavoro sia perfettamente asciutto. Ora il lavoro si potrebbe considerare finito, ma siccome è Natale mi piace arricchire ancora di più questa composizione. E che Natale è se non c'è un po' di oro? Per questo motivo, con il colore per stoffa, color oro, o potete scegliere anche di utilizzare un altro colore, che so, un tubetto in acrilico oppure una pasta dorata, con un pennello piatto numero 4 tenuto di taglio, a destra e a sinistra della fascia blu farò delle linee colorate in oro. Un lavoro che non mi fa assolutamente impazzire, perché è un lavoro di molta pazienza e precisione e quindi anche molto lento. È molto facile andare fuori dal percorso che ci siamo prefissati e quindi bisogna lavorare con molta attenzione. Prima di considerare concluso il lavoro, è bene ricordarsi di dare uno sguardo generale, rifinire qui e lì dove, specialmente la riga dritta del blu e del color oro, non è proprio perfetta, e anche concedersi il lusso di mettere qualche schizzo di colore dorato per sottolineare qualche punto luce, per esempio sui fiori o sulla frutta. O perché no, qualche rametto di colore dorato. Questo possiamo permettercelo. Un po' di perletto, un'orla al giorno intorno a questo runner e il gioco è fatto. Bene, il mio lavoro finisce qui, spero vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e mettetemi un like. Grazie e vi aspetto al prossimo video tutorial.